Oggi andremo a fare un tutorial su come si effettuano le saldature. Prima di iniziare vediamo cosa ci serve. Innanzitutto ci serve un buon saldatore a stagno con una potenza compresa tra i 40 e i 60 watt. Questo modello l'ho acquistato da poco e sono rimasto veramente soddisfatto. Vi lascio il link in descrizione nel caso lo vogliate acquistare anche voi. Oltre al saldatore a stagno ci servirà una terza mano per poter appoggiare il saldatore quando non lo stiamo usando e aiutarci con la pinzetta per tenere i fili, il flussante, una taglierina per spellare i fili e un paio di pinzette per tenere i fili più piccoli. È molto importante quando effettuiamo le saldature di tenere sempre la punta del nostro saldatore pulita. Per questo ci possiamo aiutare con una spugnetta in metallo come quelle che si usano ad esempio per lavare i piatti. Innanzitutto, per spellare i fili si può usare la taglierina, appoggiarla delicatamente e far girare il filo. Una volta spellati i fili, li dobbiamo girare in questo modo e poi andremo a prestagnarli. Mettiamo un po' di flussante nei nostri fili. Ci aiutiamo con la terza mano e andiamo a saldare i nostri fili. Appoggiamo il saldatore in un'estremità del filo e lo stagno nell'altra estremità. Andiamo a prestagnare la nostra PVB. Appoggiamo il saldatore nel pad. Uno. Una volta prestagnata anche la nostra PVB, andremo a collegare i fili. Il nero va collegato nel negativo. Appoggiamo e facciamo una leggera pressione. E il rosso nel positivo. Come potete notare, dopo aver effettuato la nostra saldatura, è rimasto un residuo di flussante. Questo residuo andrà tolto perché col tempo può causare dei problemi ai nostri componenti elettronici. Per rimuovere questo flussante in eccesso dobbiamo aiutarci con uno spazzolino e un po' di alcol. Ne mettiamo un po' nel nostro spazzolino e andiamo a pulire. Asciughiamo sempre con un po' di carta. Ecco il risultato finale. Se invece vogliamo andare a rimuovere dei fili, per esempio dai nostri ESC, dovremmo mettere un po' di flussante. Andremo a pulire la punta, prestagniamo il nostro saldatore e appoggiamo la punta sopra il filo. Qualche secondo e siamo pronti per tirare. Uno. Andiamo adesso a collegare un vecchio motore su un vecchio frame. Mettiamo sempre il nostro flussante e andiamo a rimettere lo stagno nuovo. Andiamo a ristagnare anche
i punti del motore. Una volta prestagnati sia i fili sia i pad degli ESC, andremo ad aiutarci con le pinzette per collegare i motori. E 3. Se vogliamo andare a unire i due fili, li spegniamo con la nostra taglierina. Avvolgiamo i fili, mettiamo un po' di pulsante e prestagniamo. Una volta prestagnati i fili, andremo ad appoggiarli uno a fianco all'altro e andremo a riscaldare. I fili verranno uniti in questo modo. Quindi, per concludere, possiamo dire che per effettuare delle buone saldature ci vuole innanzitutto un buon saldatore. Poi dobbiamo ricordarci sempre di pulire la nostra punta, usare sempre il flussante e andare a rimuovere sempre il flussante in eccesso con uno spazzolino e un po' d'alcol. Questo era il mio tutorial su come effettuare le saldature per i componenti elettronici nel campo dell'FPV. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace.